Anche oggi su Masterpiece abbiamo una leggenda. Ieri abbiamo avuto Patrizio Fareselli negli area. Oggi il mitico Aldo Tagliapietra delle Orme. Mi ha subito detto di dargli del tu, quindi non uso maestro, sì, signor. Quindi ti dico, Aldo, grazie. Ciao, grazie per la tua disponibilità, sei stato molto gentile e ringrazio anche tua figlia che è stata preparatrice e organizzatrice. Allora, ho questa news che non so se tu confermi, perché tua figlia mi ha detto che esce finalmente il cinquantennale di Collage a fine gennaio. Questa è la prima. Sì, sembra che appunto ci sia questa riedizione masterizzata, quindi con i suoni in generale migliorati, e questo mi fa ricordare che nel 71 questo disco lo abbiamo registrato in uno studiolo piccolissimo, va bene? Sax Studio di Milano. Esatto, e dal vivo, perché in quegli anni lì non si suonava dal vivo praticamente tutti insieme, e poi abbiamo conservato anche questo sistema per tutto il resto della nostra produzione. Certo. E anche perché il progressivo non si può fare con i click già suonare. Quindi in due settimane abbiamo fatto sia la registrazione che i missaggi. Quindi una cosa velocissima e è andata bene. Quindi. Beh, e diciamo che è un album che io ricordo con gioia, perché calcola che io sono un batterista, ho studiato per anni con Golino, che ha suonato anche con voi nell'album del 90, Le Orme. Pensa, io all'età di 16 anni avevo, sì, un piccolo gruppo ed eravamo straffascinati dal prog e facevamo la cover di Sguardo verso il cielo, molto semplicistica, non potevamo pretendere, però è stato un album che mi ha colpito, è stato uno degli album prog insieme ad altre band che mi ha colpito già dalla copertina, perché aveva il vinile mio padre, perché anche mio padre suonava, ma fa tutt'altro, perché è un medico. La copertina è bella perché si discosta da quelle che poi fate dopo con il disegnatore Mac Mazzieri. Quella copertina è proprio spettrale, cioè sembrate dei fantasmi, che poi so che è stata fatta in un cimitero. Ci racconti dove l'avevate fatta? Posso confessarti che noi non la volevamo quella copertina. Ah, davvero? Questi sono piccoli aneddoti, insomma. Quella copertina lì ci suonava come, come dire, se fosse stata la copertina, che ne so, dei Black Sabbath o roba del genere. Cioè, ci dava a noi personalmente. Certo. Immagina un attimino Dark, eccetera. Infatti. Dire che il discografico ha visto giusto perché insomma ha scelto quella copertina lì, quella foto lì, per usarla anche dal punto di vista immagine, pubblicitario, eccetera eccetera, perché ha un attimino fatto colpo, ecco, diciamo. Un bel cambio, Aldo, perché se pensiamo ad Ad Gloriam, che era più psichedelico, Figli dei Fiori, o l'Aurora, che era molto più psichedelica, nel 71 proprio avevate cambiato pelle, perché se penso a Brani, Milano 1968, Mita, fate un bel, è una crescita che hanno avuto tanti big band, prendo come i quelli che poi diventano PFM, era molto PFM, però ecco, con Ad Gloriam fate un bel salto, perché già nel 68 eravate già un beat che si distingueva dai Corvi o dai New Dada, ecco. Sì, noi no, per esempio non facevamo le cover. Ecco, ecco. Mentre tutti lo facevano con i testi in italiano, e invece noi quando ci siamo riuniti, quando ci siamo formati,
abbiamo pensato, siamo capaci di scrivere qualcosa, quindi è meglio che ci orientiamo sulla composizione, insomma. L'inizio beat? Una scelta, è stata un'idea vincente, insomma. Eravamo bravini a scrivere delle cose, quindi era inutile che andassimo a fare le cose. E quindi la cosa è nata così, insomma. Penso, Aldo, che comunque il sound che avete forgiato poi sia anche stato coadiuvato un po' da Reverberi, anche che è stato vostro produttore e che vi ha spronato, perché presumo che sia stato una parte molto importante nel sound, penso, o anche nel discorso di produzione. Che ricordi hai tu di Reverberi? Noi in quel momento abbiamo pensato, avevamo bisogno di un produttore che ci un attimino aiutasse nelle cose, perché in sala di incisione noi gruppi nuovi, eccetera, non è che avessimo questa grande esperienza, quindi il produttore diventava abbastanza importante. E abbiamo detto: chi è il migliore in questo momento? E ci hanno detto: il migliore è Giampiero Reverberi, che ha lavorato con Battisti, che ha lavorato con De André, che ha lavorato con la Vanoni, con tutti, con un sacco di gente, e ha fatto dei successi, insomma. Ecco, allora così è nato. Siamo andati a trovarlo a Milano. Lui sarebbe di Genova, però viveva a Milano, e ha accettato. E quindi abbiamo continuato con lui, poi anche nei successivi 4-5 dischi, insomma, fino a Smog Magica. Magica, sì. Perché dopo fate un periodo che vi producete voi. Ecco, partite con Collage, quindi Le Orme per me sono un gruppo fondamentale. Poi dopo c'è Uomo di Pezza, dove voi siete uno dei pochi gruppi insieme alla premiata che avete fatto delle hit, perché Gioco di Bimba nel 72 è stato Gioco di Bimba è stato estrapolato, diciamo, da qui il disco Uomo di Pezza, appunto, che è un disco, come si può dire, è un prog barocco, molto molto legato alla musica classica, diciamo, sì. Perché addirittura ho utilizzato la ciacona di Bach per un'introduzione di una delle canzoni, e quindi abbiamo scoperto il mondo della musica classica ci piaceva molto, e quindi l'abbiamo poi sviluppato su contrapunti, capito? Ma già con Collage che fate la sonata K380 di Scarlatti. Infatti, una cosa che non sa poca gente, no, quasi nessuno, il motivo per cui abbiamo chiamato il disco Collage è proprio questo, cioè il collage, l'unione di una cosa classica con una cosa rock, ecco. Certo. Questa è la motivazione, insomma, del titolo. Beh, caspita. Poi la cosa bella, Aldo, è che i vostri testi, mi permetto anche di fare un'analisi breve perché non voglio rubarti troppo tempo, hanno delle caratteristiche, delle tematiche non scontate, perché Era Inverno parla della prostituzione, Sguardo verso il cielo parla dei giovani, Cemento armato dell'inquinamento. Però su Uomo di Pezza c'è un brano che mi fa impazzire, Figure di cartone, che parla della follia praticamente, parla della pazzia. Sì. Fai capire che questa donna poi ha perso un bambino, perché dopo tu dici si addormenta col cuscino. Quindi tematiche, eravate molto molto già avanti anche sulle tematiche.
gioco di bimba, parla di un sonnambulo, cioè molto... Cercando, noi parlavamo di tematiche, diciamo, importanti, cercando però di dirlo in una maniera poetica e, certo, e semplice, quindi anche per esempio frutto acerbo. Mi è capitato recentemente, siccome ho mia madre di 96 anni, caspita, che vive in un soggiorno, come si dice, per anziani, eccetera. Certo. Ho fatto trovarla, ma proprio recentemente, e c'era una di queste signore che aveva una bambola in braccio, una bambola di pezza, no? Convinta di avere un bambino vero. E quando l'ho vista mi ha ricordato il testo, appunto, di Figure di cartone. Quindi eri già avanti. Parlare anche di queste cose in una maniera un po', come dire, poetica, insomma. Ma beh, anche la fabbricante di angeli che parla dell'aborto, sono delle tematiche che quando cresci, io le ho scoperte posto, perché poi crescendo, ho 35 anni, io vi ascolto da quando ne ho 13, anzi 12 e mezzo, quindi vi ho ascoltato per tanto, quindi so anche. Poi fate il vostro masterpiece, che è Feluna e Sorona, che ha avuto successo. È una cosa di fantasia, però bellissima. Andiamo a scavare nel messaggio, e il messaggio parla del bene e del male, sì. L'eterna, come dire, lotta tra il bene e il male. In questo momento sta vincendo, in quest'anno qui sta vincendo il male, ma purtroppo sì, siamo sempre speranzosi. Ma scusami una domanda, Aldo, allora voi avevate fatto anche il 33 con i testi tradotti da Peter Emmill. Ti faccio questa domanda. Ma la Manticore, che aveva prodotto tutti la PFM, il banco, non si è mai interessata a voi, perché voi non volevate, o non c'è stato un contatto con Greg Lake? Perché siete l'unico gruppo che non ha seguito quell'etichetta. L'inizio della domanda non si capiva. E voi non siete stati uno dei pochi gruppi che non siete stati messi sotto contratto dalla Manticore, che era la degli Emerson, Lake and Palmer, ma perché è stata una scelta vostra, o non vi hanno contattato loro per un discorso di una produzione per l'Inghilterra? Allora, la produzione per l'Inghilterra è nata in questa maniera. In quel periodo i Van der Graaf Generators si sciolse e Peter Hamill ha cominciato a fare delle cose per conto suo. Sì. Eravamo in tournée e tramite un nostro amico giornalista che viveva a Londra, Armando Gallo. Certo, quello di Genesis. Esatto, ci ha contattati, insomma, e dicendo appunto che Peter Hamill aveva bisogno di fare una tournée promozionale per le cose sue nuove che stava facendo, e allora abbiamo fatto una tournée italiana dove lui apriva, ma non perché apriva con una bella apertura per lo spettacolo, perché da solo, molto bravo, la sua potenza vocale è una cosa... Ma poi molto dark lui, perché i suoi album sono... Lui è molto dark, anche nei testi è molto ermetico, molto ermetico. È molto, poi fa riferimenti ad Edgar Allan Poe, nel 73, quindi 73-74, era con la tournée di In Camera, si chiama l'album, che è già un album con la copertina, lui con un mantello, è già molto genialoide lui, erano normale. Molto intellettuale anche come... Ma era normale che vi traducesse gli album, perché non potevo pensare Feluna e Sorona, i testi tradotti da Marva Giannaro, che era questa traduttrice. Quindi il discorso è che voi vi siete anche scostati dalla massa, anche perché non avete avuto il contratto con la Manticore, e quindi voi avete fatto
quell'album lì per Manticore. Voi l'avete fatto però con un'enfasi completamente diversa, perché Felona and Sorona anche in inglese cioè rende tantissimo, diventa ancora più fantascientifico di quello che è già l'italiano, non perdeva già. Quindi è un periodo, è uno stato anche di grazia per voi. Sì, sì, non per noi, per tutti, perché sì. Io direi in quel periodo lì sono usciti i più bei dischi di progressivo nel 73, non so, sì. Solo d'Italia, ma anche in tutto il mondo, in tutto il mondo. Sono ogni gruppo, dalla PFM al Banco, agli Osanna, al Rovescio della Medaglia, ogni gruppo stava facendo dei dischi molto importanti, ecco, questo. Però questo io l'ho sempre attribuito al fatto che, dico sempre, la musica in quegli anni era nell'aria, quindi noi avevamo stimoli da tutti gli angoli. Beh, certo, anche tecnologicamente. Anni, quindi non era difficile, come dire, non era difficile avere ispirazioni, avere entusiasmo, avere energia, avere creatività. Ecco, un po' ci è stata anche regalata, diciamo. Però Aldo, anche tecnologicamente voi eravate già avanzati, perché avevate il Minimoog, il Mellotron, avevate tutte macchine che erano accessibili. Io penso al brano Truck of Fire in concerto, dove Mickey dei Rossi sperimenta con un primo drum controller, forse influenzato da Palmer anche. Quindi eravate anche già avanti, tu con Rickenbacker, quel suono bel secco in eco che avevate. Quindi era forse un periodo che non torna più, era per tutti uno stato anche di grazia. Sì, poi dopo voi virate, e perché la scelta, scusami Cosmog, ma magica, ecco, che mi soffermo, vai a Los Angeles. Ti è venuta come? Allora, noi, siccome avevamo sperimentato fin dall'inizio, facevamo sperimentazioni sia di suoni che di strumenti, infatti credo che siamo stati tra i primi a introdurre il Minimoog, sì, sì. L'Eminent, il Mellotron, quelle cose Mellotron. Lì. A un certo momento abbiamo, ed essendo anche un gruppo fin dall'inizio, come si dice, un gruppo che non voleva ripetersi ad ogni disco, uscivamo con un disco all'anno, diciamo, molti mesi li dedicavamo alla composizione e poi un mese, diciamo, ecco, per realizzare il tutto. Questo era il nostro sistema. E volevamo fare un disco un po' diverso da quello... Cioè, detto oggi, è una cosa, è una pazzia. Cioè, nel senso che se uno trova il filone... Certo, è quello. Si fa tutti i pezzi uguali e via, insomma. Invece in quel tempo lì veniva ricercata, proprio voluta, le cose nuove, praticamente. Quindi bisognava cercare avere anche un attimo di sperimentazione per appunto e avere idee in questo senso, ecco, voglio dire, ecco, Smoke Magica è stato un disco da questo punto di vista diverso, sì, molto più non piace, sai, uno è abituato a sentire le orme con un certo sound, è chiaro che se l'introduzione di una chitarra elettrica cambia un po' tutto, diciamo. No? Sì, beh, Tolo Marton. Quindi, Marton è stato il chitarrista che abbiamo scelto anche perché era ed è uno tra i migliori, un chitarrista che suona con l'anima, diciamo. Versatile, molto bravo. Sì, e quindi abbiamo chiesto a lui di accoglierlo, insomma. Però Aldo, Smoke Magica è un album di tutto rispetto, ha un taglio forse più indirizzato verso il pop, stavate forse capendo che il prog
stava, non dico per morire, perché di lì a poco, nel 76, il prog era già morto. Però se io penso a primi passi su Smog Magica o Laserium Floyd, son brani forse più... forse più semplici, ma non è vero, sono brani che hanno una loro anima, quindi voi l'avete fatto anche un po' per cassetto, per guadagni, ma anche siete stati lungimiranti, perché poi se penso a Verità Nascoste è anche lì un album che può lasciare spiazzato chi era strabituato a Collage, che per me è un album che è bellissimo, perché anche il brano Canzone d'amore, che c'è un video su YouTube, voi siete stati uno dei primi gruppi prog al Festival Bar, quindi già una news in quegli anni, quindi produzioni di tutto rispetto anche. Certo, infatti Canzone d'amore è una canzonetta, chiamiamola pop, però sai, ha una grinta molto importante, e poi ci sono gli assoli di chitarra che sono tipici, gli assoli della musica prog, certo e devo dire che a quel tempo c'era Germano Serafinco, ecco, che volevo ci ha come dire arricchito di un lavoro di chitarra, diciamo, importante, e quindi... Scomparso prematuramente, povero. È uno dei pezzi che poi la gente si ricorda anche di più. Ecco. Beh, certo, guarda che Festival Bar 76 era estate, anche mia mamma se la ricorda, è stata una canzone che ha avuto presa per voi parallelamente, cioè lavoravate sia con la semplicità della pop song e poi Storia o Leggenda, che per me è la chiusura degli anni 70-77, è un album molto più sull'intimista, perché Storia o Leggenda è molto più curato, più parigino. Ecco, perché sì, l'avevate anche fatto a Parigi, quindi anche i riferimenti a Montmartre sono tematiche, non è triste come album, ma è molto intimista, è molto in una sua... Malinconico anche, se ecco, vogliamo. Malinconico, perché se penso al quadro o all'angelo, cioè è molto malinconico, ma non è... Tristezza alla De André, è un album che forse è una sana malinconia, dai. Che ricordo hai tu di quell'album? Ti piace a te Storia o Leggenda? Sì, ha una sua personalità, un suo mood, capito? Quindi fa parte di quelli che io preferisco. Poi i testi sono bellissimi, bisogna dire che in quegli anni lì i testi li faceva Tony e ha fatto dei testi fin da Collage a Uomo di Pezza eccetera, dei testi molto molto belli, molto ispirati eccetera. Eravate ispirati in quel periodo lì, eravate con un'ispirazione pazzesca, sì, quindi è il momento in cui una coppia di autori, diciamo, Pagliuca e Tagliapietra, uno con le sue melodie e uno con i suoi testi, c'è stato un bel connubio, capito? E anche con la tua voce, anche perché è un trademark la tua voce, Aldo, la mia voce che sai che tu, io non dovevo fare il cantante delle orme, ah non so, davvero? Un'altra persona che doveva essere cantante bassista e che proprio poi... Gaglietti? No, okay. un primissimo componente, ma piaciuto ai più. Ma caspita, ma non sapevo. Proprio dall'inizio, io dovevo solo essere una chitarra più che altro, insomma, sì. E invece ho cominciato a cantare io, perché questo qui aveva dei problemi.
Ho capito. Ogni giorno avevo un problema alla gola, non so se fosse, se fosse stato vero oppure no, non lo so, fatto sa che ho cominciato a cantare io, capito? E con questa voce, poi ho cercato anche onestamente di imitare un attimino John Lennon, soprattutto in quelle melodie dove lui canta. Pepper. Fa questa vocina, capito? E poi ho continuato. Se adesso risento quella voce lì, non è che mi piace moltissimo. Però guarda che è stato un trade. Però è stata caratterizzante, quindi. Ma qui ti chiedo, in quel periodo poi le copertine di questo pittore Walter Mazzieri, com'è che l'avete conosciuto? Perché erano delle bellissime copertine, molto surrealistiche. Allora, noi avevamo appena registrato tutto il materiale di Uomo di Pezza e a un certo momento con Reverberi si parlava della copertina che deve essere, come si usava in quegli anni, deve essere in, come si dice, in... linea con la musica. Con la musica. E parlando con lui, è stato lui che ha fatto il nome di Marco Mazzieri. Ha detto, guarda, c'è una galleria qui vicino, ha detto, a Milano. No, andiamo a vedere perché mi sembra che sia la mano giusta, insomma. Ecco. Eh sì, era un bravo... siamo andati a vedere, ci è piaciuto moltissimo. Poi lo abbiamo conosciuto, lo abbiamo fatto venire in studio, gli abbiamo fatto sentire la musica. Lui ci ha fatto questo quadro bellissimo che si chiama, perché il quadro esiste, certo. Non sappiamo chi, ma si chiama Garbo di Neve, certo. Il tipo del quadro. E poi lì abbiamo chiesto se ci faceva anche il successivo. Contrappunti non è di Mac Mazzieri. No, Contrappunti è stato un pittore locale qui di Venezia. Infatti è molto stilizzato anche Contrappunti. Fratelli si chiama, Fratelli ed è uno surrealista, capito? Anche Contrappunti, ecco, faccio un passo indietro, è ancora un'evoluzione perché lì usate anche i tempi dispari, quindi è un album anche molto molto bello che non tutti per me hanno ascoltato con attenzione, perché se si parla delle orme dice sempre gli stessi. Per me invece nella vostra discografia ci sono tanti album che sono da ascoltare bene perché sono favolosi. Contrappunti c'è su India, cioè sono brani fantastici. Anche, per esempio, vedi l'introduzione di La Fabbricante d'Angeli, che ha tutto sì, quel movimento ritmico iniziale, eccetera. Sono cose che sono nate solamente perché avevamo un bravissimo batterista, nel senso che è un amante dei tempi dispari, tempi un po' complessi, ritmi un po' ovviamente abbiamo cercato anche di avere anche questa caratteristica negli arrangiamenti dovuta appunto a questa preparazione musicale. Poi dopo voi avete fatto, certo, cosa che poi dopo la cosa bella è che spiazzate tutti nel 79 con Florian, che fate la svolta classica. Anche Florian è nato per questo bisogno di fare dischi, cose diverse da una. Ma tu hai studiato violoncello, ti sei messo a studiare violoncello, Aldo? Allora, il violoncello è stato la mia spada di Damocle. Mi sono ammazzato per studiarlo perché mi piaceva lo strumento, il suono, ma non sapevo neanche come si teneva l'archetto. Certo. Ho dovuto studiare 3 anni
intensamente, e lì c'è il nostro periodo di pausa. È vero, 77. Intensamente per cercare di poter essere in grado di registrare un disco con questo strumento, e quindi è stato un po', come si dice, un po'. Fine di un viaggio, ecco, fine di un viaggio nella rappresentazione. Quanti anni è? No, più di 33 anni. 79, Florian. E cominciare uno strumento di quel genere lì, quindi strumenti senza tastature, eccetera, è stato impegnativo. Insomma. Ma, però l'ho fatto anche per una sfida contro me stesso. Sì, però Aldo, ciao, che sfida. Cioè, voi avete fatto un periodo classico anche con dei Rossi, con il vibrafono. Questa, cioè, una cosa molto, scusa il termine, molto scicchettosa, perché Florian, piccola rapsodia dell'ape, che è il riferimento della donna, caspita, è una svolta che per me è stata non bella, di più, perché se io penso a Charango, che è un brano sono degli album... registrare qualcosa col Charango adesso, sai che non si potrebbe. No. È stato come si dice, un animale protetto in questo momento. Certo. Che una volta no, quindi... No, volevo dire... Sì, è stata una spinta creativa anche per noi, quindi ci voleva un momento particolare. Nella nostra produzione, Florian è una specie di perla. No? Di perla. Ma anche piccola rapsodia dell'app, cioè non è un album, non sono scontati, perché poi voi... vi siete sempre cambiati, però poi vi siete dati uno stop dopo la svolta synth-pop di venerdì, poi vi siete anche fermati. Quindi io penso che è anche molto saggio ciò che hai fatto, ciò che avete fatto. E invece un'ultima domanda, progetti futuri della tua band, Aldo Tagliapretia Band, cosa vuole in pentola? Ma allora, io ho messo su questa band che si chiama Aldo Tagliapietra Band. C'è Matteo Ballarin alla chitarra, sono ragazzi tutti giovani e, come si dice, preparatissimi. Una cosa incredibile, ecco. Come per te. Poi c'è Andrea De Nardi alle tastiere, altro, come dire... io chiedo a lui a volte, no? Ma quella cosa lì come si può fare, capito? No, per dire, per farti capire la preparazione, cioè, e anche la conoscenza, perché lui conosce tutta qualsiasi roba, ma non solo delle orme di musica classica, di altri gruppi. Preparazione 360. E poi c'è Manuel Smagnotto, che è un batterista istintivo, diciamo. E lui la musica la vive in maniera viscerale proprio. Certo, come ogni batterista, Aldo, anch'io. Da tutto se stesso, praticamente. Ecco, questa è la base. Poi c'è anche Andrea Guillon, che molto probabilmente nella prossima tournée suonerà il basso, perché io preferisco dedicarmi di più al canto e alla chitarra acustica, probabilmente faremo così. E ecco, con questi ragazzi, con questo gruppo di lavoro definitivo, abbiamo fatto prima i tre la trilogia, chiamiamola, quindi abbiamo Nella pietra, nel vento, abbiamo L'angelo rinchiuso. Vabbè, Aldo, ci sta. Perché la memoria non è più quella di una volta. Vabbè, no, scherzo. Ma sei top. E Invisibili realtà, che è il terzo. Abbiamo fatto questi tre dischi con questa formazione, gruppo di lavoro, ecco.
E quest'anno celebriamo i 10 anni di questa nostra collaborazione, eccetera. E quindi abbiamo in programma delle date, per appena ce lo consentono, perché speriamo che non si sa dove stiamo andando. E quindi faremo del materiale, faremo come dire una scaletta che comprende tutta la mia carriera. Esatto. Aldo Tagliapietra ci fa sentire, ci fa un excursus di tutto quello che è stato fatto con questi ragazzi qui bravissimi. Un po' come ha fatto il tuo collega Greg Lake prima che se ne andasse, che aveva fatto una serie di concerti, lui con la chitarra, che ti aveva anche mandato anche l'invito, so, e per te deve essere stato un bel input anche che Lake ti abbia anche voluto come suo ospite nel pubblico, caspita. Beh, Emerson e Palmer per me sono stati molto... Ho cercato come, siccome mi sono visto all'interno del gruppo con lo stesso ruolo, diciamo, certo, di Greg Lake, è un musicista che io ho seguito. Ecco, è stato un grande musicista. Non era molto semplice. Era un virtuoso, però ha fatto tanto. Lucky Man. Assolutamente. Poi lui scriveva delle ballate bellissime, anche cioè bellissimo, mi risulta che Emerson non era molto d'accordo. No, io Aldo con Lucky Man proprio, sì, quando sono andato in America a fare la tournée, alla radio c'era solo Lucky Man e tutto il resto del disco non veniva proposto. Sì, prima c'è Knife Edge, c'è Take a Pebble. Io invece spero che tu venga qui nel Bresciano, perché io ti conobbi anni fa, eri venuto col sitar, la tua passione anche per l'India e tutto, ai Beatlesiani, quelli di Rolando Giambelli, ecco, ti ricorderai, perché forse ero più giovane anch'io, forse ero più ragazzino. Io mi auguro che tu venga con questa band, perché voglio vederti e voglio conoscerti, perché sei stato molto gentile. Ti ringrazio per il tempo. Ringrazio te, che la tua figlia che è stata la mia giovinezza. Ma sei ancora giovane, Aldo? Ancora giovane? Ancora giovane. Complimenti per la trasmissione che ho visto. Grazie. Ai miei colleghi, ne ho ascoltati. Segno un po' domani, perché domani c'ho Furio Chirico degli Altri Mestieri. C'ho un componente della Reale Accademia di Musica, che era un gruppo proprio. Ah, proprio sei andato a scegliere i migliori, sì, insomma. Certo. Poi anche se tu terrai il contatto sul canale, anche devo fare un'intervista un po' più lunga con Golino, con cui ho studiato per anni, quindi con Alfredo. Golino abita a Brescia, mi sembra, no? Certo. Sposato da Milano tanti anni fa. Sì. Io ho cominciato a studiare con lui all'età di 14, dai 14 ai 28 prima che mi sposassi. Ho capito. Golino, oltre ad essere un bravissimo... Ha suonato con voi anche. È anche un bravo insegnante. Quindi. Io ringrazio anche tua figlia, sei lì. Gloria è stata gentilissima e squisita. Io ti ringrazio. Lei, come sempre. È stata un bijou. Io ti ringrazio. Sentiamoci. Grazie a te. E buone feste. Ecco, speriamo che parta bene. Ciao Aldo, grazie. Ciao.